Appassionati di Gossip e TV, bentornati nel mio canale. Come saprete, Samu è stato eliminato da Amici. Proprio ieri abbiamo assistito alla puntata in cui ha dovuto abbandonare il programma. Ora per lui inizia una nuova avventura fuori dal programma, un'avventura fatta di danza e di cinema. Ecco le sue prime parole dopo l'eliminazione, in una lunga videochiamata con Beppe Fiorello e parte del cast del film Stranizza d'Amori, in cui Samu interpreta Gianni. Belli miei! Piano possiamo dire. Si può dire. Come? Allora, stiamo calmi perché guarda il giallo. È arrivato il mondo. Sei entrato, è arrivato il mondo. Guardali allora, come aumenta. Stai fermo là. Intanto dobbiamo fare un attimo questo screenshot che è storico. Che prontissimo. Sei pronto? 3, 2, 1. Ok, io pomeriggio, eh? Allora, Samu, da dove vogliamo cominciare? Guarda, avrei milioni di cose da dire, sono pieno di cose, sono troppo felice. Non vedo l'ora di godermi il film con voi, sono fiero. Tutto questo affetto è pazzesco, è allucinante. Ma dimmi una cosa, adesso tu ci puoi dire qualcosa di quella tua esperienza velocemente? In poche parole. Allora, come l'hai vissuta? La parola principale è montagne russe. È stata una montagna russa di emozioni dall'inizio alla fine. Dall'inizio alla fine, un percorso super intenso, bellissimo, pieno di crescita. Ho capito tante cose di me, ho capito che in realtà sono ancora piccolo, che mi sentivo grande in tantissime cose, invece ho capito quanti lati ho da curare di me stesso, però no, un'opportunità per me. Adesso faccio una cosa, un attimo vi metto voi due da soli come... quando vi ho diretti per il film, ok? Vi dite qualcosa, fai finta che non ci sia, adesso qua te lo tengo io. Picciurro! Che ci vogliamo dire? Anche tu, non vedo l'ora di vederti. Non vedo l'ora che ci vediamo. Dai. Sono troppo contento. Oh, io in questi giorni mi sono permesso di dire tante cose sul nostro rapporto. Puoi, puoi dire tutto quello che vuoi. Ci siamo aperti un po'. Mamma mia. Vi voglio. Comunque si vede. Voglio un bene. Comunque si vede che siete due timidoni, Timidoni. Sì, io il tempo che divento rosso è una. Sì, però siete timidi davanti alle telecamere, la macchina da presa, poi nella vita privata. Timidoni, tu poi. Scapazzato. Senti, ti porto i saluti e non vede l'ora di conoscerti, abbracciarti, di che Rosario, di mio fratello. Anche io. Non vedo l'ora. Ti saluta tanto anche Luca Tommasini, ti adorano, ti seguivano, amici. Sono felicissimo del supporto. Lavoro. Bella. Pazzesco. Stiamo andando a Vicenza. E parliamo di te sempre. Finalmente un volto, finalmente un siete occhio. Bellissimi. Senti, abbiamo appena annunciato che adesso tu ti rilassi un po' a casa, fai le tue cose e poi andremo insieme a te a salutare il pubblico nelle sale cinematografiche. Assolutamente sì, non vedo l'ora, me lo voglio godere tutto. Facciamo un saluto a tutte le persone che ti stanno amando, ma tantissimo. Sono veramente troppo grato. Cioè... ma tu film che cosa ti è rimasto, se tu dovessi dire in poche parole che cosa è stato il tuo personaggio, l'esperienza di questo
scena del film. Mi senti? Aspetta. Sì. Non ti ho sentito. Se tu ora mi senti? Meglio, meglio, sì, aveva un attimo... prendeva un po' male. Ma dicevo, in poche parole, se tu dovessi raccontare brevemente l'esperienza del film e del tuo personaggio, perché non hai mai parlato del tuo personaggio, essendo ad amici... Sì, porca miseria, ma è stato magico. Anche cioè, questa esperienza di qua mi ha fatto capire che cosa significa fare questo mestiere. Io avevo fatto qualcos'altro prima, però per me è stato il mio primo film, perché cioè, mi ha dato troppo. L'energia che c'era tra di noi nel cast come una famiglia, dei legami che si sono creati in poco tempo alla fine, però fortissimi, veri, e di supporto. Ho imparato tantissimo da tutti. E tu vabbè, lasciamo stare, l'immagine che ho di te, la stima che ho nei tuoi confronti, non hai idea. Sì, però di anche cose, di che ti ho anche... E a voi, bastone e carota, come è giusto che sia. Ma poi il bastone noi lo accoglievamo, quindi era una... Certo, ti ricordi? Cioè, veniva da Peppino e noi lo accoglievamo. Mi ha fatto piangere, è vero. Certo, va bene. Ah, voi andavate da Fabri? Voglio sapere, da noi dalla... Sì, dagli attori di esperienza per dire cose. Quando avevamo i momenti di follia, loro ci rimettevano un attimo in sesto. Ma è normale, bellissimo. Io ho avuto un momento in cui con voi sono stato un po' duretto. È stato tutto, però è stato tutto giusto. Lo so, ovviamente. Bellissimo. Bastone e carota, come è giusto così. Ma non riproveravo sempre per un... Lo riproverò sempre per una cosa che non direi. Io lo so. Okay. Non la diciamo. No, non la dico. No, perché sennò si va a vedere il film, okay. Poi cerca quella cosa. No. A te ti rimproveravo. Per un'altra cosa. Questa si può un po' più dire. No, faceva un... Vabbè, non la diciamo. Non la diciamo. Non i segreti di Giacomo. No, ma erano cose, diciamo, di scena. Certo. Non caratteriali o di chissà di quale sfera intima. Io chiedevo loro di fare e facevano un po' fatica a farla. Sì. Certe cose. Ok? Detto questo, allora non ti dico la tua città, Palermo, dove andremo ovviamente a risalutare sia il Rouge Noir che l'Aurora, chissà se ci stanno sentendo, e andremo a salutarli insieme a te. Bellissimo. Perché ti aspettano tutti. E poi tornerò anch'io, ci aspetta la Puglia, insomma abbiamo tante cose belle da fare, Roma, torniamo a Roma a proiettare, come dicevo prima, il film. Senti, invece io ti ho guardato, noi ti abbiamo guardato, abbiamo seguito ad amici, due macelli. C'erano dei momenti che ti volevo dare delle mazzate. Perché? Non so. Sì, perché c'erano dei momenti in cui si autocriticava in continuazione e io no. Sì, è vero, lui fa così. E io da casa dicevo, mai mostrare debolezza. Invece è bellissimo. Lo so, ma la sua non è... che poi viene fuori dal tuo personaggio, con gli occhi spauriti, fragili, indifesi, e lì tu conquisti il pubblico. Invece da casa volevo dire... La stessa cosa di mio padre, anche mio padre mi diceva così. Senti, un'altra volta addirittura... perché loro avevano pochi minuti per fare delle telefonate e ti devo dire che spesso ha scelto me come fosse uno di famiglia. Per me lo sei, ti tempo, lo giusto? Grazie, avevate pochi minuti e lui delle volte ha scelto me. E una volta gli facevo anche una proposta musicale, dissi provo a fare una coreografia su questo pezzo. Era un pezzo degli U2, era il brano stupendo, quello che Bono Box cantò con Frank Sinatra, adesso mi sfugge, sì, mi ricordo. Era una canzone stupenda, perché mi piaceva l'idea di vederlo ballare il moderno
quello che fa lui su un pezzo però romantico, classico. Quantico. Esatto. I got you under my skin. Lo ballerò. Sì, era la cover di Frank fatta da Bono. Così, Bono, da mia nonna. Le tagliatelle con la salsa e le melanzane. La salsa. La salsa che loro la chiamano, noi la chiamiamo la salsa. Niente, fa strano qua tornare. Ma avete già finito? Dovete ero nel mezzo, devo ancora finire. Però adesso ci sarà il secondo, il terzo. Ma quanti siete tu? Quanti siete tu? Ma facci vedere un attimo lei nonni. Apro la porta e la richiudo subito. Mi potrebbero guardare che c'è qua. Vai. Signori, la Sicilia. Vabbè. C'è il casino, c'è. Samu, rilassati. Senti, adesso dai, vai a pranzo, noi ci siamo quasi, vero? Sì, siamo arrivati. Siamo quasi arrivati, anche noi ti facciamo vedere più o meno dove siamo e poi ti lasciamo in santa pace. È un piacere, allora, è sempre un piacere. Ecco, vedi, stiamo arrivando, siamo sempre in macchina da settimane, perché ti dico che il film ci sta trascinando in un vortice bellissimo. Vedo l'ora di unirmi alla squadra. Ti dico solo che ci sono soddisfazioni sia da un punto di vista emotivo, però ti dobbiamo anche dare una notizia, che ci sono soddisfazioni anche da un punto di vista, è un po' volgare dirlo, però economico, di mercato, no, di classifica. Certo, io mi vergogno sempre un po', mi censuro sempre un po' su sta cosa, però va detto, perché sta andando bene. Molto bene. Cioè, siete nella classifica tra film veramente belli e importantissimi. E sì, comunque sì, queste cose non si comprano con i soldi, sono delle emozioni che i soldi non le ancora possono ancora comprare. Faccio fatica a realizzare. È tutto piano. Nuovo e tanta roba, veramente tanta. Vai, godela. Poi in privato ti dirò delle cose belle. Mi raccomando, adesso ci vuole molta calma. Gliel'ho appena detto all'amico tuo. Quando dirai di no a qualcuno o a qualcosa, per qualcosa che non ti piace, non senti, stai facendo dei passi avanti. Sì, è giusto. Okay. Quindi le carriere si vedono soprattutto da le cose che non si rifiutano, non si vogliono fare perché non si sentono. Quella è carriera e vuol dire crescita. Quindi non ti preoccupare, probabilmente ti arriveranno delle valanghe di cose, proposte, cose così. Ecco, queste sono cose che ci diciamo sempre anche privatamente. Ma lo dico anche ai ragazzi quando vado a fare degli incontri, così è giusto. Ci vuole calma e scegliere. Bisogna fare. Meglio fare una cosa fatta bene che 100 fatte in maniera carina. Meglio una. Con voi, alla grande. Samu, con vai voi, mangiare, vai alla grande. Salutaci papà, tutti quanti. Con voi sono sempre alla grande e al sicuro, quindi vado tranquillissimo. Anche io, ti amiamo. Tantissimo. Ciao. Un bacio. Ciao.